fast. Most teams are going to be focusing on qualifying for Japan, but we're focusing on winning. I hope they will prepare good, because we're going to for sure. But continue looking incredible. We are here to make our mark, get ready to witness greatness. Victoria for the Giants! The tournament has to buckle up, because we're about to unleash a storm of energy, synergy, and power. We are here to play and slay and show the world what we are made of. If you think that we are done, we're gonna surprise you. Eccoci qua, pronti per la finale, per la grand final di questa VCT EMEA. Slimo, come ti senti per questo evento, per questa finale? Come ti senti? Insomma, devo andare dove? Non benissimo, al momento non benissimo, infatti vedete, ho gli occhi lucidi, in realtà non sto piangendo per l'imminente disfatta dei Liquid, ma semplicemente un po' di allergia, poi questa fine della primavera, inizio dell'estate, ci può stare. Detto ciò... in realtà sono abbastanza carico, perché? Perché sono carico di speranze, perché ho visto i Liquid nella loro crescita durante questa stagione, Liquid che secondo me hanno fatto molto bene, hanno fatto una super finale di Loser Bracket vincendo 3-0, non era semplice, vincendo anche sulla mappa che di solito insomma i foot strappano a tutti, vincendo su Lotus, quindi mi sento bene perché se no vedremo del bel Valorant. È quello che conta. È molto interessante vedere soprattutto il percorso di queste due squadre, perché i Fnatic venivano da quella vittoria del lock-in mai veramente bloccati da nessuno. Forse gli unici sono stati i BBL durante la regular season, che con quella Ascent avevano fatto un po' tremare, dato che c'era comunque Kamika all'interno. Poi arriva Alpha e con Alpha diventa veramente una passeggiata, se non fosse proprio... per i ragazzi dei Footballist, che portano anche lì un'altra mappa dalla loro. Insomma, i Fnatic hanno questo cammino trionfale. Dall'altra parte, come hai detto te, i Liquid hanno avuto questa crescita, un lock-in average, un inizio un po' traballante, però c'è anche da dire che qui i Liquid sono stati veramente bravi a credere nel quintetto. Naz è rimasto quello che è rimasto, cioè un giocatore veramente eccezionale sulla Sentinel. Masaif mi ha fatto veramente impressione, perché... ha avuto una crescita proprio come dicevete dei Liquid, cioè se i Liquid sono cresciuti è grazie al loro duelist che ha tirato fuori delle cose pazzesche. Assolutamente sì, ma intanto per quelli che insomma hanno vissuto sulla luna negli ultimi giorni, andiamo a parlare cosa faremo oggi, perché siamo entrati a gamba tesa, però in realtà oggi ci andiamo a vedere la finalissima del VCT EMEA. Finalmente siamo arrivati al capitolo finale, oggi avremo la possibilità di capire chi sarà il king della compagine europea, che ci rappresenterà ovviamente come numero uno assoluto dell'internazionale del Master, che tra l'altro vedremo a giugno, che vedremo adesso, quindi manca poco. Intanto la regia ci mostra un po' di dati di quanto è stato nel loro percorso. Grand Final con i Fnatic che arrivano a questo periodo uno score di 22-2, dall'altro lato un meno decoroso 20-13, anche se questi Liquid in realtà dall'inizio
ad oggi sono cambiati molto. Come diceva giustamente prima Etrurian, la grande crescita IF, la crescita di Nuts, è una squadra che ha poco a che vedere, secondo me, con quella che abbiamo visto nel Lucchin, ad esempio, nelle prime giornate di questo campionato. In questa Best of Five deve essere la consacrazione. Io immagino che ancora, ora, do per scontato quale sia il tuo tifo, così, Non si vede, non si guardandoti posso dare per scontato quale sia la squadra per cui tieni, però in realtà io mi aspetto dai Liquid una buona prestazione, non credo possano vincere, questa è la corsa definitiva per i Fnatic, ciao tifosi dei Fnatic, vabbè lui ti fa fatica, qualcuno che ci prova all'altro lato per Liquid ci deve essere, però è importante secondo me fare bene anche in ottica Master, oggi Sì. siamo nella prova del 9 per capire quanto effettivamente questi Liquid siano cresciuti. Anche perché il master inizia fra poco, non è che inizia fra un mese, quindi hai tempo di prepararti, andare a preparare altri stratbook. E i Fnatic sono un buon banco di prova per capire cosa succede. Vi ricordiamo oggi, se avete il giorno libero, vi consigliamo di rimanere sui canali di qui, naturalmente per la finale di EMEA, ma questa mattina i Paper X hanno vinto contro i DRX 3-2. Jack, un bacio a te. E questa sera i Loud vanno ad affrontare gli Energy che hanno battuto 3-1 gli Evil Geniuses, che sembravano la squadra che dovesse andare a riprovare a dare cazzotti a Loud e G, che li vedremo al Master come terzo seed, tranne Demon, perché discorso di visto, insomma, sono già detto, parlato e riparlato. Dall'altra parte, T1, DRX e PaperX andranno al Master di Tokyo. Altra nota, visto perché mi piace aggiungere note su note, così diventa a un certo punto un capillario lungo una vita, c'è anche da pensare al discorso che inizia l'11, il tempo di andare in Tokyo, prepararsi, fare tutto, scrim, prepararsi per il Master di Tokyo, e quindi qui meno fai vedere, forse da un certo punto di vista meglio è per tutte queste due squadre, ma come dicevi tu, i Liquid non sono qui naturalmente per girarsi i pollici. No, vedete, il Master inizia domani per loro, cioè finita questa partita loro si prende l'aereo, penso non ci siano neanche giorni di stop, perché comunque devi ambientarti anche lì, devi giocare ovviamente un bel po', anche perché una cosa che molti sottovalutano, ma che è importantissima in questi eventi, è l'abitudine a giocare con squadre di altri continenti. Noi veniamo da un periodo molto intenso perché hanno giocato tanto in Europa non abbiamo lo stesso stile di gioco che hanno ad esempio in Corea, che hanno in Giappone, che hanno in Asia in generale, un po' più simile rispetto al gioco americano, ma comunque ci sono i Loud, di cui adesso parlerò, e che hanno un gioco abbastanza diverso ed è importantissimo per una squadra cambiare subito la sua parte del mondo in cui si allena per capire come si interpreta il gioco da quel lato. È una cosa che serve fare, è una cosa che fanno tutte quante le squadre ed è una cosa che ovviamente richiede tempo tra sistemazione, viaggio e quant'altro. Per quanto riguarda i Loud, mi ero lasciato questa parentesi perché sono di quelle squadre che al momento, e questa non la voglio fare, credo veramente loro, credo possano vincere contro chiunque. Sono la squadra veramente numero uno al mondo, la finale persa contro i Fnatic e Lock-in è stata semplicemente un insieme di casi, è chiaro ci sarà grande rimonta dei Fnatic, è vero, però i Loud meritavano di vincerla quella partita. Vero. Poi vuoi l'esperienza perché la squadra è giovanissima, vuoi che comunque Derki ha tirato fuori una seconda parte di mappa assolutamente fuori alla norma, però i Loud sono la squadra numero uno al mondo anche per potenziale di crescita, secondo me. Non voglio fare un torto ai Fnatic fan, tutti sanno che il mio giocatore preferito da sempre, dal giorno 1, da quando ho visto la prima volta è Derki. Però bisogna dare atto del fatto che Bisogna dare anche i Loud merito. siano una squadra fortissima. E invece, per quanto riguarda gli altri continenti, la squadra su cui avrei voluto puntare qualcosina, qualche centesimo per vederla in finale o comunque nella finale della loser bracket, sono i DRX. Secondo me, con l'innesto di Foxy stanno facendo un po' di confusione. Stavo facendo un po' di confusione, era una squadra che mi è piaciuta tanto negli scorsi eventi internazionali, grande crescita all'interno degli eventi internazionali. Questo elemento destabilizzatore di Foxy, secondo me, rischiano di pagarlo al massimo. Invece, guarda, dall'altra parte, parlando di PaperX, avendo visto proprio la finale questa mattina, io ero una mattina caffettino, biscottino e finale di Pacific, in Something i PaperX hanno trovato quel boost in più che gli ha permesso di giocare in tanti modi diversi. Basti pensare al doppio duelist che si vede molto spesso da parte loro, cosa che non si vede
molto spesso in EMEA, la Loud Comp con i quattro muri, quelli di Viper e quelli di Arbor, non si vede in EMEA, ma si vede in Americas e da altre parti. Ma ora iniziamo a focalizzarsi. Ci iniziamo a focalizzarci per questa finale perché stiamo per vedere i Fnatic e i Liquid arrivare. Quindi ora, per qualche secondo, vi lasciamo a Ulises e l'ingresso dei team. Champions, underdogs, upsets, and heroes. And we have all always think of it on the EMEA. And tonight, it all comes to an end. Fnatic, the Kings, the final boss, hungry to build a dynasty. In front of them, Liquid, with the chance to make history. Welcome to the PCT Grand Finals to the EMEA. Let's bring the gladiators into the pit! Whites don't want that. Whites don't want that. Fiercest Tiger, the gold, Darka! Do they get that nice little unity between each other? Those crossfires in place. Safe, tucked to the corner. Good for one spot a second. Oh, the adjustment. Phone call deleted. Safe. He's having a round. Absolute stunning one. Don't ever deagle. Him or you will pay the price. The carcass. Safe. Work. All of a sudden they've got numbers advantage. Into the site and Leo cleans it all up, sweeps them off of their feet. He never misses! You better hide from Leo! Crax would be dead immediately, a single bullet catching him will do all for Young P, but there's more on Kiwi. This man close up, is that the view speed stuck? He's gonna have a swing! Run, Forrest! Run! Jumpy! He makes not inside yet as Kiwi is hunting out. Inwards again, lamp control ignored by Foot, wanting to isolate the fight into sight. Boaster, ring around the Rosie and catches them both! The commander of his army, the one and only Boaster! Lost the control. Now, you all become tunnel visioned on this guy. An insane start for Redgar. Through the smoke! He killed the gunner! On his path to redemption, the captain, Redgar! This could be the problem. Angel could be caught a little bit here. Actually, Chronicle, perfect timing. And 94 in flight. Chronicle, insanity! The only two-time international champions, Chronicle! Redgar has found a response here, though. Reckoning will come through. Planted. Has actually found the kill. Zonkast responds to a third as well from him. Where did he just find three kills? The Anchor, he always got your back! Zonkast! For a mid, I don't think they have any idea where he is. Zonkast finally starting to rear. Crazy shot out from Alpha. The drive was down. The darkest prince without fear. Alpha Gear! Naps from heaven takes it up. It takes two. No one's looking at him. Turn around. Naps has opened up the site. Another player. What? The back of the head facing in. And with a shorty, Naps will take the round. We see. He's lurking in the shadows. You always need to keep an eye on Nats. Did someone request a timeout? It's good time. The minds behind the teams. Let's give a warm welcome to Mini. The Tangliators are ready to fight right here in the Coliseum! Only one will take the crown! It's Fnatic against Liquid!
eccoli quindi, come ha detto Ulises, i 10 gladiatori che si affronteranno per la Grand Finals. Qui comunque devo dire che discutevamo prima durante la presentazione che alla mensa deve essere stata una bella giornata alla mensa. Tutti carichissimi tranne a Solkas. Solkas non l'hanno fatto mangiare oggi. No, sempre no. Lì un po' intristito Solkas. Ovviamente sappiamo che in realtà proprio il suo carattere sente tanto la pressione e subito la regia ci mostra il ban. I Fatic, essendo arrivati per primi nella parte superiore del bracket, hanno diritto al doppio ban via Pearl, via Split. Questa loro scelta si inizia sul Lotus, mappa che però ieri i Liquid hanno vinto contro i Foot, quindi attenzione, tra l'altro mappa scelta dai Fnatic questa, molto interessante. Si gira su Ascent mappa in cui i Liquid giocano benissimo, ieri hanno distrutto completamente i loro avversari, e poi si va a giocare su Heaven. Non immagino, Edro, che sia una finale da 3 match soltanto questa, credo che vedremo ben più di 3 mappe. Però l'inizio di queste 3, secondo me, per i Fnatic non è male, perché i Fnatic giocano bene su Ascent, giocano molto bene su Heaven. Sono solo curioso di vedere mappa 1 su Lotus. Allora, ti dirò, i Fnatic su Lotus, per quello che si è visto, il duo Chronicle e Leo giocano divinamente questa mappa. È un po' il resto che alcune volte li vedi leggermente arrancare. Ascent è una gatekeeper per i Liquid. Mi spiego. I Liquid hanno annichilito i Footballist, e i Footballist come BBL sono sembrati sempre il duo di team in tutta la bestemmia essere dominanti su questa mappa. Vuoi Fnatic, vuoi Liquid, sono stati gli unici due realmente a battere un team turco all'interno di Ascent, e questo fa capire già il perché queste due squadre sono qui in finale. Quindi sarà interessante vedere. La mappa 3 inizia a essere un semi problema per i Liquid. Fracture è una mappa che hanno tutti bannato continuamente ai Fnatic. Haven l'abbiamo vista nei playoff, i Fnatic la sanno giocare molto bene, quindi se vuoi veramente provare almeno a portare la mappa 5, le prime due mappe devono essere assolutamente tue, Liquid. Ma io sono curioso anche perché Liquid in realtà sul Lotus in difesa qualche piccolo problema ce l'hanno, bisogna dire la verità. Poi bisogna capire effettivamente quanto spazio dall'altro lato dello Cinefanic, ma soprattutto bisogna capire quali saranno le composizioni quest'oggi, perché Saif arriva molto carico, però vorrei vederlo su agenti da lui, insomma, in cui ha una mobilità maggiore. Lo voglio vedere su Jett, probabilmente non voglio vederli giocare Neo, non voglio vederli giocare Raze, voglio vederli giocare la gente su cui può dare il 100%, perché si può permettere, secondo me, anche perché nonostante sembrasse complesso, ma anche lui ha avuto una grande evoluzione come player. Da Jett adesso è un ottimo giocatore, lo era anche prima, ma adesso è veramente un ottimo giocatore di Raze. Ti puoi permettere di spostarlo da un lato all'altro, non è più monodirezionale. Quindi il miglior Derke lo puoi vedere su due agenti, secondo me il miglior Saif si vede su un agente soltanto. Guarda, ti dico, stavo riguardando le composizioni di Liquid, e solo una volta hanno giocato Jett quando hanno messo il doppio duelist, di cui uno era Reyna, per farvi capire. Quindi non so quanto il tuo desiderio verrà portato fino in fondo, anche perché sono pochi quelli che possono dire che Jett maggiore di Raze all'interno di Lotus. Uno di questi era Fitigno, che forse anche per sua carenza nel saper utilizzare bene la gente ha sempre portato Jett all'interno del quintetto nella maggior parte dei casi. E secondo me, se Saif riesce ad entrare molto bene con Raze, allora potrebbe essere quella carta in più. Però sì, Saif si è visto sempre divinamente giocare Jett. Potrebbe essere la scelta migliore giocare una composizione più regolare, una comp standard, mettiamola così. Però al posto di Raze vedere Jett non sarebbe male, anche perché vai a giocare molto spesso Omen, cosa che invece Fnatic non fanno. Giocano Astra invece che Breach. Se vedete Rinascimento, altre tier 3, quindi Lega Spagnola, DAC, quello che volete, molto spesso si vede il Breach con Raze per il gioco Faultline più granata, in alcune spot è veramente cattivo. Dall'altra parte Astra invece è un po' quel mix, quella via di mezzo, dici ok, non ho Breach, però ho la stun, ho la pull che mi aiuta tanto a far sì che Raze abbia una facile granata da lanciare. Piccola nota, Fade fa lo stesso lavoro col Seize.
Io onestamente, tra i tanti incastri che potremmo vedere quest'oggi, mi piacerebbe, butto lì, vedere qualcosa di diverso per quanto riguarda il Liquid. Penso che è difficile sorprendere Fnatic, che hanno il loro gioco, tra l'altro componente fortissima del loro gioco, e che Fnatic, anche se ti giocano sempre la stessa composizione, in realtà hanno così tante reaction diverse e praticamente vanno a costruire quasi sempre una partita diversa, a parte qualche execution. Questa è la grande differenza di cui tutti quanti ovviamente parlano bene dei Fnatic. Per Liquid probabilmente sarebbe necessario rompere gli schemi, anche perché è un team, nonostante il mega cervello calcolatore di Redcar, è una squadra comunque, anche perché per la sua stessa natura, ha un po' meno gioco, ha un po' meno soluzioni, diciamo, rispetto ai Fnatic. Si parte su Lotus, vediamo subito le scelte da parte dei Fnatic, sia Safe che Der che vanno a giocare con Raze, quindi non vedremo Jett a quanto pare, vedremo le due Viper da un lato e dall'altro. Tra l'altro ci sono dei mini scontri all'interno che sono fantastici, no? Perché hai Nas da un lato contro Chronicle, Derk contro Saif, Leo contro Soulcast, è tutto bellissimo. Sarebbe bello andare a vedere anche gli scontri interni tra Buster contro Redcar. Aggiungo soltanto questo, ma di chiudere il discorso, sui Fnatic. Dicevo che hanno tante soluzioni ed è difficile adattarsi al loro gioco. I Liquid invece hanno comp un pochino monodirezionali, ma la differenza per i Liquid nell'ultima parte del campionato l'ha fatta Redcar, non tanto come GL, ma con il fucile in mano. Perché Redcar ha tirato delle statistiche pazzesche nell'ultima fase per i Liquid, e questa è una cosa che tende a fare la differenza. Su Valorant è importante nel quintetto avere 5 giocatori che sparano. I Fnatic hanno fatto il loro step up anche quando Buster ha iniziato a costruire un pochettino di confidence, anche lui ha iniziato a mettere i suoi shot. Chiaramente non è a livello di Derk, non ti mette quei numeri, anche perché non puoi farlo facendo il lavoro da IGL, però è fondamentale che ci sia una presenza anche meccanica degli IGL sulla mappa. La presenza ci deve essere soprattutto su Lotus, perché il giocare in attacco, riuscire a ruotare molto bene, attacchi, fai un primo take su C, prendi informazioni, ti sposti su B, altre informazioni da prendere, insomma, diciamo che l'IGL in questa mappa ha un take ancora più pesante, secondo me. Qui e Haven sono le due mappe in cui c'è il sito di i tre siti, può giocare molto il fattore mentale del facciamo un primo take, poi ruotiamo, diamo altre fake info, possiamo andare su quest'altro sito, insomma, varie possibilità e vicissitudini che rendono l'IGL qui molto importante, come in ogni mappa, attenzione, l'IGL è importante sempre. Quindi siamo pronti, siamo prontissimi, la sentite la musica in sottofondo, è arrivato il momento di entrare in mappa 1, è arrivato il momento di entrare su Lotus. Vediamo quali saranno l'insieme di sfide che ci si proporranno, poi belle per quanto riguarda la narrativa, le storie, Chronicle da un lato, Redcar e Nats dall'altro. La sfida nella sfida, gli ex compagni di squadra a tu per tu, ancora una volta Chronicle è stato tra quelli forse il giocatore che ha avuto più impatto all'interno di questo campionato, all'interno dei Fnatic, rispetto magari all'impatto che ha avuto soprattutto all'inizio Nats, anche se in grande ripresa. Sì, anche lui, insieme al suo IGL, si parte sul Lotus comunque con il Liquid in difesa. Al solito Redcar per il controllo di Sentinel, pronti via, Derk è già pronto lì a bussare alla porta di casa. Arriva anche la granata, naturalmente gli short step servono per scappare. Rotazione veloce da parte di alcuni giocatori dei Liquid, non tutti. Fade rimane ancora nella zona di A, mentre ora sia Raze che l'altra di Mago. Questo 1-2 me lo sarei mai aspettato, perché sembravano aver fatto tutto benissimo. Poi Nats prende una kill, rimasti Alpha e Chronicle. Insomma, Redcar ha chiuso la porta in faccia di C, sì, anche perché non sono entrati. Ma dall'altro lato, pian pianino, per prendere spazio Chronicle, che dovrebbe essere già passato alle spalle di Soulcast. Vediamo se lo legge qui Soulcast. Buono il timing, grande lettura di Soulcast. Perde lo scontro. Chronicle, nonostante la grande lettura, tra l'altro non mette neanche uno shot Soulcast. Questa cosa abbastanza strana, non è ancora finita il round. Con i Fnatic vanno al plant con Alphayer. E poi il pronti per il retake. Due uomini in base. Redcar fa tutto il ginocchio, perché Redcar ha soltanto 8 punti vita. 8 punti vita, ma può dare delle info molto importanti al proprio team. Un entry, l'altro invece vicino alla rotazione. Tirano sul muro i Fnatic. Vuole provare a dividere le fight. Gli ampini davanti a sé, messa al tappeto.
Saura della posizione, 8 HP. Ed è la tripla per Chronicle. Rimasto solo Saif con la granata alla mano per provare a prendere 3. Però lui non lo sa quello che noi vediamo. E infatti Alphayer swinga e trova l'uccisione. 1-0 Fnatic. Mr. Chronicle, sempre lui, l'uomo che vuoi avere nel momento del clutch, nel momento più importante. Fnatic hanno fatto due acquisti eccezionali quest'anno. Sia lui che Leo ti fanno la differenza mid-round, sulla fine del round. Ad early ti fa sempre stare tranquillo. La quantità pazzesca di clutch vinti da Chronicle, da Leo e anche dal Fire stesso è veramente impressionante. Puoi sempre stare tranquillo quando sei all'interno dei Fnatic, invece devi sempre aver paura dall'altro lato, nonostante l'incredibile situazione di vantaggio. Due giocatori che riescono a mantenere sempre la calma, mai lasciarsi prendere dalle emozioni in queste situazioni, fanno sempre la scelta giusta. Tra l'altro tutti e due giovanissimi, la lineup veramente dei Fnatic che si completa con l'esplosività iniziale di Derk e le grandi giocate poi intelligenti da parte di tutti gli altri uomini. Intanto si inizia, arriva la lane da parte di Saif che riuscirà a trovare almeno una kill su Derk. Poi il movimento da parte di Solkas, ha letto sempre da parte di Chronicle, e occhio al vai dei Fnatic, due Vandal, un Bulldog, tanti soldi, super pick qua da parte di Yampi, doppio tap sulla testa di Leo. Per Fnatic hanno ancora a disposizione tutte le loro armi, hanno ancora le armi quelle forti per poter giocare intorno. Vediamo che l'unico che non aveva veramente comprato era Buster con 1650 crediti. Avranno probabilmente anche modo di comprare qualcosa, oppure qui sia Derk che Leo giocheranno per giocare il bonus. Mentre i giocatori dei Fnatic stanno giocando, tenendo molto bene le posizioni. Un'altra nota: oggi avremo per la prima volta la prima organizzazione a vincere due tornei EMEA, perché fino ad ora nessuno aveva mai vinto due tornei EMEA in tutti questi tre anni di Valorant. Ci sono stati gli Heretics, gli Ascend, i Liquid, i Gambit, i Fanplex Phoenix e i Fnatic. Quindi o Liquid o Fnatic oggi si porteranno a casa il secondo titolo. Naturalmente stiamo parlando di più del meno, perché il round è finito. Mi sono portati a casa due uccisioni, quindi un eco comunque non ho avuto paura male. Perché pensavo stessi dicendo ovviamente stiamo parlando di niente, perché lo vinceranno i Fnatic. No, scusatemi, vado giù un attimo. L'ho detto io. In Sicilia, vado un attimo giù in Sicilia a trovare Slimo. Arrivo, dammi un'oretta. Un'oretta, magari ci vorresti un'oretta. Una cosa che spererei anch'io, purtroppo ci vuole un pochino di più per arrivare qui. Intanto Fnatic sul 2-0 vincono tranquillamente anche il loro round di bye, portano ovviamente al prossimo round tutte le armi lunghe, che è quello che conta. E adesso Fnatic con un bonus, che bonus non è in realtà, perché ci sono tre Vandal, un Bundle, Game Phantom, e quindi la possibilità di giocare tranquillamente alla pari. Setup difensivo da parte di Liquid, sempre l'aggressione di Redguard, lo fa da un lato dall'altro, o va a prendere il controllo di Rubble, o va a prendere il controllo di Sand con le sue one way, e poi tutti gli altri abbastanza passivi. Questa è una componente un po' pericolosa per la squadra di Liquid. Provano piano piano a prendere informazioni i giocatori dei Fnatic, sia su A sparando intorno a zona di Rubble, sia in B che in C, dove Buster sta iniziando ad entrare piano piano. Vorrebbe distruggere la torretta, ma Solkas vede i proiettili e lo colpisce. Sì. Adesso con calma si riposizionano. Occhio all'angolo preso da Redcar. Vanno a pulire Prowler, non lo trovano. Redcar ormai deve rimanere in posizione aggressiva. Ecco lì! Diretta la seconda ragazza, Redcar contro tutti! Un mostro dietro le sue smoke, Redcar! Fa sempre la differenza in questi angoli. Mamma mia, la difesa di Liquid passa dalle scelte dell'IGL e soprattutto dai colpi dell'IGL. Round finito adesso per i Fnatic. Ottima risposta per Liquid. Cosa ha fatto Redcar? Ha portato a casa tutti i Fnatic! Qui è stato molto intelligente, sapendo che non l'avevano contestato mai su Rubble se non all'inizio del round. Poteva continuare a giocare in quella posizione e godersela tranquillamente, chillarsela. Infatti, come avete visto, sempre la rotazione di Reg è rimasta quella. Fermo immobile, sapeva che prima o poi sarebbero arrivati a ruotare. Alla fine l'ultima kill è da parte di Saif. Redguard inizia un po' a riscaldare gli animi nel Colosseo. Attenzione però, in questo momento i Fnatic hanno
un modo per rispondere. L'unica arma che realmente rispetto alle altre è meno forte, fra molte virgolette, è il Bulldog, che naturalmente alla media distanza sa far male. Tra l'altro il setup dei liquidi iniziale per la difesa di Amain è atto ad evitare la presenza di Odin. Infatti, se vedi tutti gli angoli presi, i Fnatic sono abbastanza famosi, no? Per la loro scelta di giocare con l'Odin e iniziare a bucare. Riescono a evitarli tutti. Qui l'ingresso su C lasciano spazio all'altro lato sia Solkas che Naz. Adesso Buster si prende un bel rischio. Poi Derke con la prima. Se faccia anche Yampi. Guarda, la parte Yampi e poi si torna indietro. Ci giochiamo il vantaggio, ma guarda dove si è messo Chronicle. Soprattutto guarda dove è Alpha, era così avanti. Era visto ora dal robo allarme, quindi dovrà provare a scappare. Naz ringrazia il Boombot e quindi prende la kill su Alpha. Leo e Chronicle, i due che i clutch ne sanno anche molto. Prova a scappare, messa al tappeto. Leo però zitto zitto ha fatto sì che Chronicle possa muoversi. Proveranno a defusare. Bravi qui a tenere la posizione. Naz molto intelligente. Ha studiato quello che fa normalmente Chronicle quando si gioca il retake dopo aver piazzato la spike. E quindi trova l'uccisione e il round. Qui in Naz chiaramente, dicevo, scoltro da cervelli che volevo vedere con Chronicle proprio per questo motivo. Perché di solito è Naz quello che si aggira tra le linee nemiche e quindi riesce anche lui a leggere i movimenti di Chronicle. Qui lo aspetta con calma dall'altro lato. Il round sarebbe comunque finito, non del vero, non c'era mai tempo di riuscire a recuperare la posizione per Chronicle lì. Leo aveva bisogno di farne almeno un paio per permettere a Chronicle di fare tutto quanto il giro. Detto questo, i Fnatic provano prima il take di A e non riesce. Il take su C, molto interessante la scelta dei Liquidi di giocare in maniera assolutamente passiva, perché Naz non si va a prendere nessun rischio, non si sposta mai, non perde la posizione. Questa è la scelta dei Liquidi su Lotus. Di solito gioca in maniera un po' più aggressiva cercando di prendere un timing. Su Lotus invece gioca sempre passivo sul side sfruttando il supporto di Yampi. Qui la giocata che si ha la fa Yampi, preso il vantaggio numerico, poi tutti dietro. Devo dire che finora grande disciplina per Liquid. E intanto occhio al setup di Chronicle. Vediamoci a questa lineup. Sign up per pulire la posizione di Omen. È dietro Rubble? È dietro, sì. Quindi comunque Omen in teoria rimarrà ancora bello piazzato lì, appollaiato come se fosse una cornacchia in attesa di poter urlare addosso agli avversari. Sheriff che risuona nell'ingresso di A senza grossi risultati. Non c'è nessuno lì all'interno. Alpha era già preso una buona parte di B, come lo stesso Buster su C. Però Buster probabilmente va lì in attesa. Wow! Ok. E qui anche Alpha manda un messaggio. Chiaro, poi lo swing da parte di Buster. Buono, in realtà Naz alla fine riesce a tenere comunque l'headshot. Spike comunque piazzata 4 contro 4. Arriva pure l'ultimate sul set di Chronicle. Molto importante qua la scelta, anche perché non ci sono le armi per i Fnatic, però si può giocare dentro l'ultimate di Viper. L'unico che allarma è Alpha. Ieri la sta facendo risuonare molto bene anche il Sisi in questo momento. Naz dovrebbe provare ad entrare piano piano. Sul castro un'uccisione. Der che riesce dopo aver rubato un'arma a prendere un'altra kill. Chronicle ancora dentro. Ora anche la showstopper per rallentare il team nemico. Sono molto intelligenti. Sì, sì, sì. Salvano qui i giocatori di Liquid. C'era anche la showstopper che era un po' una condanna a morte se ti avvicinavi a Chronicle. Quindi ottima la scelta Fnatic. Utilizzano tante ultimate, ma riescono a vincere un round thrifty. Considerando che comunque non c'erano soldi, investire le ultimate proprio per sopperire alla mancanza economica è una scelta che puoi assolutamente fare. Tra l'altro sia i Liquid che i Fnatic fortunatamente riescono a invertire le tendenze di alcune delle squadre, cioè quando hanno le ultimate le utilizzano subito, non aspettano troppo di perdere tempo, anche perché quando le ESO Chronicle su Derke, che sono due che le farmano abbastanza velocemente le ultimate, è anche più facile, no? Le giochi con una certa leggerezza. E saranno interessante perché Pyro da un lado e dall'altro e ultimate di Killjoy da un lato e dall'altro. Pronti via, però subito perso Derke. Occhio a fare il take veloce da Amain, perché non sta funzionando mai. Liquid investono sempre tantissime risorse. E tra l'altro infatti che questo l'hanno visto. Provano con un secondo take un po' pericoloso, infatti anche Redcar su Chronicle. Poi si apre la one way. Quindi decidono di provarci a tutti i costi. Leo completa un doppio date, quindi il round non è finito. I Fnatic hanno investito forse un po' troppo. Investito tanto per niente. Poi Leo riesce almeno in qualche modo a
Pareggiare no, però a riavvicinare i conti. Rotazione nella parte di Nuts con l'Odin in mano. Un terzo giocatore, si tratta di Yampi, ancora in Cina, attesa di sapere quale sarà veramente il take. Sentono l'apertura della porta, ma ancora non si sa. Si sta iniziando a muovere lo stesso Yampi verso B o verso comunque A. Distrutta l'utilities. Oh, Saif, attenzione, double touch al jump, pronto. Anzi, solo singolo, ancora una a disposizione, pronto con la sua di ultimate utilizzata, che però non troverà nessun avversario. Provano a fare un po' di paura. Arriva anche il boombox. Saif lo sa. Satchel, che però non serve a niente. Leo è fenomenale in questo caso. La posizione è buona per salvarsi dallo spray dell'Odin. Nuts troppo tardi questa molly. Però Yampi potrebbe chiuderli, potrebbe prenderli dal lato. Nuts è pronta a swingare insieme al suo compagno. Non vedono ancora i giocatori. Arriva anche la ultimate. Arriva la lockdown. La torretta da una call, ma non sa la posizione dell'avversario. Poi jump da parte di Yampi. Il bipo pick 1v1. No! Alpha Year! Troppo forti, superiori in queste situazioni. Incredibile come Fnatic con l'uomo in meno riescano sempre a metterti alle corde. Grande leggerezza qui da parte di Saif, e continua a giocare il site senza motivo. Non c'era nessun motivo per giocare il site qui, e quindi di fatto regalare la possibilità del 2 contro 1. Tra l'altro sbaglia anche tutti quanti i timing. Queste sono delle sbavature che ti costano un sacco, anche perché dal punto di vista delle meccaniche qui Alfayer non perdona mai. Anche lui, come Leo del resto, sempre sul pezzo. E onestamente queste sono le cose che probabilmente Emil dirà adesso ai suoi compagni. Non è possibile andare a gettare round del genere semplicemente per giocare posizioni che ti possono soltanto portare svantaggio. Anche perché da lì non è neanche un angolo one and done scelto da parte di Saif, dove sei sicuro che almeno la prima kill arriva, perché è illeggibile. Giochi al centro del site, e lì chiaramente al centro del site i Fnatic il vantaggio al 2 contro 1 se lo prendono il 100% delle volte, e vanno a chiudere il round poi. Era interessante vedere anche il thrifty win rate, in cui i liquid normalmente sono molto forti. Quindi attenzione a questo prossimo round, che potrebbe essere interessante. D'altro canto c'è da dire una cosa: i Fnatic sono, se non mi sbaglio, l'unico team ad avere un win rate di attacco e difesa superiore al 60%. Se i Fnatic sono 22-2, un motivo c'è. Ancora c'è un buy per i giocatori dei Liquid. Mi ero perso un attimo il conto dei crediti. Però i Fnatic stanno giocando qualcosa di impressionante. Questo take veloce questa volta arriva fino in fondo. Riescono i giocatori dei Fnatic a prendersi Rubble. I giocatori dei Liquid stavano provando a bettare su C, proprio con Redgar. Ancora armi comunque per i Liquid. Ora l'ultimate anche per Yampi. Saif perde l'angolo per la molly. Derk invece prova a salire l'Odin, a distruggere il Prowler, permette a Derk di prendere un altro pochino di spazio. Attenzione al posizionamento di Derk qui. Lazzo con le sue molly, tutti in posizione passiva per il Liquid, ma c'è la lettura dell'aggressione sua. Soltanto Redgar dall'altro lato. Occhio all'angolo preso da Saif, deve sparare sul bot. Arriva la nade per spostarlo. Riesce ad andare via Saif. Derk gli va a prendere l'angolo. Lo scontro fondamentale, arriva l'headshot di Saif. Fortunatissimo qui Derk a rimanere in vita. Non è ancora finita poi il push da parte di Nuts sull'ultimate di Fade. Va a bucare Buster. Solcast all'altro lato. Un calma adesso i Liquid. Devono gestire questa volta meglio il vantaggio. Intanto al Fire la passeggiata, ma Redgar non si è spostato. Passeggiata su C, che sembra essere il sito dove si andrà a piazzare la spike. O almeno a provare. Al Fire controlla ancora verso Rubble. Qui troverà Redgar. Quando Alfayer è così avanti, gli fa presagire che succede qualcosa. Poi anche Nightfall per rallentare. Yampi proverà a utilizzare la sua lockdown per muoversi. Alfayer trova un'uccisione, la spike andrà giù, quindi piazzata. E Yampi li prova a prendere da dietro. Potrebbe essere la scelta migliore. Killjoy potrebbe trovare qualche avversario ora di fronte a sé. La posizione comunque non è delle migliori da parte della lockdown, ma Yampi trova comunque la prima uccisione. Ora uno è nella zona di belt, mentre l'altro si trova all'interno di Waterfall. Stanno tenendo due linee di tiro molto importanti. Uno tiene nel caso si debba muovere all'interno di back, l'altro invece sull'ingresso principale. C'è l'utilizzo della torretta. Alpha Year swinga, poi Yampi trova l'uccisione. Il trade è l'uno per uno.
Leo in attesa arriva a Lonta e rimane. Sembra che sia rimasto. Ma Leo, quando vede swingare Iampi, trova l'uccisione. E qui la grande giocata da parte di Alfayer. Sfortunato Redcar con il timing. Alfayer però come sempre dà una speranza. Ennesimo round in svantaggio vinto da parte dei Fnatic. Poi il grande errore da parte del secondo uomo. Adesso non ricordo in questo momento chi fosse sulla base dei difensori. Lì il push di Alfayer succede sempre. Era Saif. Succede sempre questo push da parte di Alfayer. Puoi aspettare tranquillamente i tuoi compagni, Saif. Oggettivamente tante disattenzioni. Qui Leo, nonostante era un mito, non è contento. Voleva vincerlo meglio. Questo uno contro uno. Fnatic comunque mostruosi in ogni momento del round. Era quello che dicevo in apertura. È difficile giocare anti-strat contro i Fnatic, che hanno avuto una grande evoluzione dal loro punto di vista per quanto riguarda il gioco semplicemente all'exec base, quello che facevano un paio di anni fa, un anno e mezzo fa. Adesso invece riescono a giocare molto meglio tutte quante le situazioni. Per carità, bisogna dire anche degli interpreti veramente fortissimi. In questo preciso momento sì, i Fnatic hanno dalla loro tutto quello che serve per essere un team dominante non solo in Europa ma anche nel mondo. Dicevi una cosa giusta in precedenza, che i Loud sono sicuramente una delle squadre, se non la squadra che ha più prospettiva anche nel futuro, ma in questo momento il presente parla molto Fnatic. E gli episodi, ne parlavano anche alcune persone del Rinascimento, del campione italiano, gli episodi portano poi a vincere tantissime cose. Aggressione che arriva, Iampi 4KP, ha battuto il giocatore, Chronicle poi ne trova un altro, Nuz! Calla Ghost, due colpi alla testa. Ora Saif sembra che abbia capito il tutto. Poi Boster swing e trova l'uccisione. Rimasto solo Nuz. Ha un Odin in mano, cambia per il Vandal. Dove vogliono andare i giocatori avversari? I giocatori avversari vanno su C perché tu sei dall'altra parte e loro hanno tutto il tempo di posizionare le utilities. E qui Nuz probabilmente si può permettere anche di provarci. Ci sono i soldi per Liquid, anche per togliere qualche altra arma. In realtà i Fnatic qualche soldino in cassa lo hanno messo, però tutti quanti giocano fuori, c'è tutto il setup da parte di Alfayer. Fnatic che non vogliono giustamente rischiare nulla, pure il robottino per l'eventuale push di Nuz, deve pulire milioni di angoli. Si apre la prima molly adesso. Nuz spera che qualcuno gli offra un corpo, non lo fanno però i Fnatic. C'è praticamente più tempo. Nuz proverà lo swing. Ora inizia il primo scontro. Questa è almeno un'arma tolta. Poi Alfayer non lo perde lo scontro. 6-2 per i Fnatic. Però inizia a sentire il fatto che i Fnatic stanno vincendo round su round. E se vuoi in thrifty, se vuoi in clutch, se vuoi anche di potenza bruta, riescono sempre a trovare quello che serve. Chronicle con questo swing ha fatto una cosa pazzesca, ma la cosa più pazzesca l'ha fatta Nuz, perché con una ghost è stato precisa a colpire la testa. Però sì, Fnatic sembrano molto puliti e questo fa ben sperare se sei tifoso dei Fnatic. Quindi sì, sto ben sperando, anche se i Liquid riescono più o meno a rispondere. Hanno fatto qualche piccolo grande errore, quei due VX o comunque un XVY, che non dovevano portare assolutamente a casa i Fnatic. Intanto lo scontro di Odin non è esattamente stato a vedere, però interessante come tutti gli angoli che si possano prendere per andare a bucare su Tree. Mentre i Fnatic ruotano dall'altro lato, lasciano sempre Chronicle a lavorare su A, mentre in 4 vogliono prendere spazio su B. Nuz continua a bucare, non trova danni però. Redcar pronto con la sua flash, gioca ancora per il controllo su Sandro. Non hanno grandi informazioni, mentre Fnatic sono già entrati praticamente in contact su B. Tanto spazio adesso, soltanto Iampi che deve aspettare l'ausilio di un compagno. Occhio alla sfida di Alfayer sul doppio push su Sandro e occhio ai movimenti di Chronicle. Infatti vediamo proprio l'aggressione da parte di Saif e Redcar, mentre Iampi rimane ancora in posizione di Heaven DB, dove sta controllando all'interno. Boster vedrà il primo e il secondo e insieme a Alfayer la sua torretta, anzi Timmy the Turret, l'MVP della regular season, riesce a trovare due uccisioni. Qui i Liquid proveranno a salvare. Attenzione alla posizione di Chronicle, molto buona. Forse l'ha visto Nuz e Iampi infatti ringrazia. Posizione precisa
andranno a salvare anche Fnatic, hanno tutto quello che serve, hanno i crediti per comprare il proprio compagno, anche Chronicle ha i propri crediti, dall'altra parte i crediti non sono un granché, meglio tenere le armi. Si è parlato pochissimo comunque, secondo me, in questo campionato, abbiamo parlato della crescita di Liquid Sea, di come Naz stia ritrovando un suo posto all'interno del Cosmo, non si parla, secondo me, almeno io non ho parlato abbastanza, mi correggo, della crescita di Alfayer, ragazzo giovanissimo, credo abbia fatto 18 anni da poco, giocatore su cui Fnatic hanno scommesso tanto, all'inizio le prestazioni un pochettino altalenanti, doveva essere ancora incastonato all'interno del gioiello Fnatic, adesso però tutti i movimenti sono corretti, dà grande spazio alla sua squadra quando serve, un giocatore sinceramente che ha delle qualità decisamente fuori dalla norma. Si parla di Leo, si parla di Chronicle, però Alfayer sembra ha fatto un grandissimo torneo. Perché di nuovo è prima a cadere in questo round, i Liquid questa volta hanno puntato forte su A e hanno avuto fortuna, hanno avuto la meglio. Bravo Yampi a rimanere in B per utilizzare tutte le sue utilities. Ormai A è sotto il controllo dei Liquid, lo sa molto bene Redgar, potrebbe essere la costruzione di un round vincente per i ragazzi in difesa. Ora un orb per la Viper Spit, mentre dall'altra parte Viper Spit già possibile per lo stesso Naz. Vanno a utilizzare la lockdown i Fnatic. E occhio perché comunque c'è l'angolo per Naz, che ancora non è stato pulito. Da lì rischia di fare molto male con l'Odin. Infatti eccolo qua, la prima e la seconda in rapida successione. Non perfetto qui l'utilizzo, la parte dell'ultimate di Killjoy lascia un angolo troppo forte a Naz e il suo Odin. 2 contro 5 adesso con i Fnatic che devono andare a recuperare la spike all'interno del site. Cosa riuscirà a fare Leo? Primo Prowler. Ovviamente Naz non lo molla mai quest'angolo. Quindi Leo si riposiziona a prendere il controllo di Waterfall. Nessuno ovviamente si offre come scontro, quindi Alfayer viene mandato, lui è sempre l'uomo della provvidenza. Vede adesso Naz, arriva la stick, poi finalmente il trade, però Naz ha già fatto la terza del round. Leo riesce a recuperare la spike, ma 9 secondi alla fine. C'è praticamente niente da fare per i Fnatic adesso, tra l'altro. Perde anche il timing su Redgar, 7-3. Arriva l'altro punticino per Liquid. Arriva un altro punto importante, perché comunque i Liquid qui possono costruire qualcosa, hanno possibilità di comprare. I Fnatic stessa cosa, ma qui davvero hanno di nuovo capito che i Fnatic giocano continuamente nel prendersi A velocemente con Derke, allora utilizzano quelle due o tre utilities che servono solo unicamente per prendere Derke e essere sicuri di avere A, perché comunque è un giocatore che rimane lì in posizione, e di puntare e di spingere i Fnatic da altri lidi. Adesso c'ho ancora i soldi, quindi veniamo sempre il lavoro. Aia, lavoro di cronico all'inizio, questa giocata standard da parte dei Fnatic è incredibile. Come ancora qualcuno ci caschi tutto il torneo in questo modo, giocato da Fnatic, pronti via, 3 uomini in meno con un nuovo focato all'Odin. Qui Yampi deve provare la giocata aggressiva, ovviamente non c'è tempo per far riposizionare i Fnatic, viene bucato anche lui, resta pochissimi punti vita, un punto vita per la precisione, ovviamente perché si trova dentro l'ultimate, dentro la smoke, scusatemi, di Viper. 4 contro 2, spike piazzata, Fnatic e questo round lo dovrebbero chiudere, dico dovrebbero. Quando vedi ritornare sulla vita, Yampi penso che abbia respirato aria pura. Poi scendono i suoi HP, Chronicle, un'altra uccisione, rimasto solo unicamente Yampi. 4150, potevi provare a salvare, avevi comunque abbastanza crediti. Derke che lo chiude prima che possa anche solo pensare di scappare. C'era comunque Poster pronto a flancarlo. Ultimo round, 8-3. Oh, that's me, good night. E qui girare anche sul 9-3. In realtà abbiamo visto comeback incredibili su Lotus. Qui il grande exec comunque, con la spotter da parte di Leo, dall'altro lato Chronicle che buca e il doppio satchel di Derke. Che è bello questo setup iniziale per i Fnatic, prendere il controllo di Rubble. Due ultimate a disposizione, sempre l'ultimate per Chronicle, l'ultimate per Derke. Dall'altro lato anche Naz alla sua, stappa subito l'ultimate, grande shot da parte di Saif. Questo era importante, ma ancora Redgar continua a mantenere l'angolo aggressivo. Saif dall'altro lato con il suo razzo non riesce a trovare l'uccisione. Tanti danni anche su Alfayer, che ha un operator a disposizione. C'è anche un bundle per terra comunque da recuperare. Vantaggio Liquid questa volta. Liquid avanti con Derke, che aveva utilizzato la sua The Ultimate per provare a chiudere subito veloce un'uccisione. Sfortunatamente il grilletto non è stato premuto troppo alla svelta.
Sembra che il take vada verso C. Vediamo già infatti Naz che si sta muovendo per dare fastidio al team avversario. Aprono la porta, vogliono andare verso C. Allora Naz rallenta e arretra soprattutto. Chronicle, questa volta c'è il setup troppo forte di Redcar più compagno. Arriva anche l'ultimate defend, ancora Saif però su Poster, sempre Saif a tenere l'angolo con l'opera, wow! Un altro shot, finalmente un round pulito anche da parte sua, da soltanto a Fire contro quattro avversari. Ora, questo non dovrebbe succedere questa volta, infatti arriva la spotter, poi Naz lo buca, 8-4, buon side secondo me per entrambe le squadre, 8-4 su Lotus significa che la partita è ancora aperta. La partita è apertissima, questo è poco ma sicuro, ora bisogna capire i Fnatic cosa riusciranno a portare in questa difesa. Mi vado a rivedere anche un po' le statistiche. E Fnatic su questa mappa hanno il 55% di win rate in difesa e il 73% in attacco. Quindi vuol dire che comunque di base 8 attacchi è sopra più o meno la tua media. No, sotto la tua media, chiedo scusa. Il 55 ti dovrebbe portare, non ti dica la vittoria, ma comunque molto vicino. I Liquid invece dall'altro canto hanno un attacco migliore, 53%, contro il 41% di win rate. Quindi non male, vuol dire aver fatto abbastanza bene in questo half. Cosa però non mi è piaciuta dei Liquid è che avevano trovato il modo di chiudere i Fnatic su A, a un certo punto mollano. Sembra quasi come se dicessero, ok, tanto non lo faranno più, perché ogni round è andato in quel modo. Qualche volta ha cambiato un paio di round, ma poi per gli altri 10 round ha sempre fatto così. E i Liquid erano lì a dire, ah, lo sta facendo di nuovo? Sì, risposta spesso quando si parla di questi giocatori, e sì. Intanto, oltre a un paio di replay, cioè dire che secondo me il side difensivo dei Liquid è andato bene. Un po' di rammarico secondo me per tutte le occasioni perse in difesa con l'uomo di vantaggio. Fortunatamente comunque per loro Saif nella parte finale si è ripreso e si è iniziato a mettere giù qualche punticino sulla scoreboard. È fondamentale per un giocatore come Saif essere presente sulla scoreboard, riuscire a completare le uccisioni, perché il giocatore che tendenzialmente apre round per Liquid è quello che si prende il rischio, è quello che ha bisogno di provare a fare la giocata almeno nella parte iniziale del round. E tendenzialmente Liquid, come qualsiasi altro team del resto, quando il tuo entry fa tanta fatica e non riesce a entrare nel match, di solito poi la squadra ne risente tantissimo. Quindi bene che Saif sia riuscito a portare a casa qualche uccisione, anche perché adesso ne avranno disperatamente bisogno nella fase di attacco. Pistol come sempre è fondamentale, è vero, però 8-4 ti permette anche margini d'errore. Puoi anche permetterti di perdere un pistol secondo me sul Lotus e comunque puoi eventualmente andare a recuperare la partita. È una mappa in cui i Fnatic attaccano bene, ma anche i Liquid attaccano bene, l'abbiamo visto. Quindi secondo me ci sarà ancora spazio per un bel match. Detto questo, sono curioso di vedere quale sarà la risposta di Naz ai movimenti aggressivi di Chronicle, che ha smesso di farli, non so se ci avete fatto caso, se ci hai fatto caso anche tu. Fatto i primi round in cui si incuneava tra le linee e poi ha smesso di farlo dopo essere stato letto 3 volte di fila. Naz in questa mappa è stato un po' preso alla sprovvista in questi playoff, l'abbiamo visto da parte dei team avversari, quindi sono io anche intrigato nel vedere cosa riuscirà a fare il player. Ora naturalmente essendo il pistol si va molto insieme, si va con il pack, si va col pacco con la squadra per provare subito a togliere uno in zona di C, la zona di belt, quindi puoi giocare tranquillo. La molly serve per non rischiare che ci sia un push nel backside e ora qui liquidano totalmente il controllo della zona di C. Qui aspetta fuori, ovviamente anche Chronicle fa piazzare occhio al push all'interno della smoke. Naz è il primo, prende un ottimo timing Naz, poi Chronicle, poi doppio push all'interno. Ma ha bisogno di una mano, può essere il triple push addirittura sulla base dei difensori. Perché che comunque deve essere ancora piazzato, torna indietro adesso Liquid. Vogliamo lavorare dall'altra parte. Saif invece vuole prendere un bel timing su Waterfall. Occhio alla posizione di Saif perché si incastra, legge il movimento dall'altro lato. Derk anche di Soulcast, arriva la nade, 3 contro 3. Occhio al movimento di Derk e lo swing lungo, non funziona però, non c'è il trade. Poi ancora Leo, poi Saif, 2 contro 1. E sta soltanto Poster, che non è riuscito a fare neanche la metà. E qua il posizionamento fortissimo di Saif più compagno, continua il tap della Spike Poster. Prechiuso in una morsa, sia da parte di Saif che da parte di Yampi. Arriva l'headshot, però c'è la nade sul sito.
qui Poster deve inventarsi il numero da circo, ancora non ha fatto neanche metà, vede anche gli appi che si affaccia adesso, c'è il primo shot da parte di Poster, conosce il posizionamento di Saif, occhio perché Poster deve tenere la prima metà, Poster la prova a tenere, poi altro fake, esce Saif! Sullo scontro finale Poster cosa sa per inventarsi, 8-5. Saif ne ha trovate 4 però, Saif gatekeeper. Wow, belle take, veloci, hanno utilizzato molto bene prole più granata per ripulire totalamente la zona di C, di belt. E questa ha permesso a lui di fare tutto questo. E qui Saif, veramente, giocato molto bene anche il trade. E secondo me questo è stato fantastico. Naturalmente si aiuta con il ping per avere il totale controllo alla posizione di Buster e essere sicuri della vittoria. Push veloce da parte dei Fnatic su C. Provano a puntare da quel punto di vista lì. Uno, non arriva il secondo. Divide turret di nuovo. MVP. Già 2 kill comunque su Lotus. E comunque un'ottima media per essere soltanto una torretta. Minazza su Alpha Air. Ovviamente lo sente correre. A disposizione un Bulldog per Derke. Occhio a Nazza che decide di giocare aggressivo. Nonostante il vantaggio, questo è un gran rischio da parte di Nazza. Infatti resta incastrato e Leo lo va a punire per questo. Arriva anche Saif adesso. Molto aggressivi Liquid. Questa battaglia ha i nervi in realtà. Perché più che utili queste giocate sono proprio per mostrare dominanza. Perché prova a far paura qui. Vediamo Redgar con poche HP. Ha battuto anche lui. Aveva solamente una Ghost in mano. Ora Saif prova a giocare intorno all'avversario. Yampi swinga per aiutare il placement dei loro crosshair è perfetto. Molto bravo a giocare il crossfire in questo modo, trovando l'uccisione. Quindi un altro round, 6-8. Ora arriverà probabilmente anche il power up da parte dei Fnatic. Full buy per loro. Odin e 4 armi. Vediamo cosa riuscirà di fare il buon Redgar con questo Bucky. Sono curioso. Sono molto curioso di vedere che cosa c'è nella testa di Redgar, che fine debba fare questo Bucky. Perché c'è a disposizione il doppio teleport. Inaz gioca all'interno della sua bolla. Ovviamente vedi del suo muro. Che mamma mia, 180 da parte di Derke. Time pazzesco di Inaz. 180 di Derke, veramente impressionante. Quando la meccanica batte il cervello. No, 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 quello non è umano. Quello è Superman. Che cosa pazzesca che fa Saif, però. Qui potrebbe provare un'ottima posizione perché qui blocchi gli avversari. I Fnatic lo sanno ora, grazie al boombot di Derke. Dovranno ruotare largo, non potranno passare da dietro, non potranno far paura. Buster è l'unico su C con l'Odin per fare male. Il suo crosshair per prendersi proprio la rotazione. Arriva ora l'aggressione. Redgar molto alto. Vediamo già con i shot e step avanti. Poi l'Odin non perdona. Buster pronto per il secondo. Anche il Boombot vede il terzo. Non riesce a vincere il fight. Ora Yampi è una buona posizione. Il crossfire è molto buono. Se non fosse che Derke ha deciso di prendere e di portare a casa il round. La Sacher potrebbe essere buona. Saif poi trova la kill perché ha spostato il giocatore avversario. Prende la spike. Proverà a ruotare dove c'è Leo pronto a colpire. Leo ha battuto. Saif ancora indomabile. Un demone sulla zona di C. Proverà probabilmente a ruotare con la granata per dare fastidio. 13 secondi. Deve trovare 2 uccisioni o almeno piazzare la spike. Spike. Penso che non ci riuscirà perché c'è Alpha Air pronta a colpirlo. Sì, qua nonostante lo svantaggio di armi, lo svantaggio iniziale, in qualche modo poi i Liquid rispondono. Secondo me fanno un ottimo round qui i Liquid. Con la rotazione finale su C riescono a completare quello che serviva, almeno 3 uccisioni. E togliendo armi anche abbastanza importanti. Qui Buster buca tutti quanti con l'Odin. Finalmente poi Yampi sul finale. Poi Derke e i suoi 10 punti vita. Queste sono le giocate che fa Derke dal nulla. Tira fuori il 180, è quello che lo contraddistingue. Perché oggi con il cappellino. 9-6 Fnatic. Fnatic che comunque riescono a investire nonostante le armi perse per questo round. Ci sono le armi lunghe per tutti. Oltre a occhio a Derke addirittura sfruttando semplicemente una bolla si va a prendere l'orb in viso agli avversari. Cosa pericolosissima questo. Livello di confidenza infinito per Derke. I Liquid stanno continuamente prendendo Cice, questo da dire, quindi probabilmente Derke fino a che non verrà punito farà sempre questa giocata. Ha lasciato stopper poi dalla sua, quindi
forse il gioco valeva la candela per il giocatore duelist dei Fnatic. Liquid che ruotano, l'unico rimasto su C è Redgar, che distruggerà ora anche la Nanoswarm, così facendo da poter dare fastidio e far capire, percepire anzi, ai Fnatic che potrebbe esserci ancora il take su C. E ci potrebbe essere, come, perché un giocatore è subito pronto a fare da ancora. E vediamo infatti tutto il team avversario che continua a ruotare intorno a lui. Per i Fnatic sono guai seri se non fosse che Chronicle trova l'uccisione. Sì, vantaggio poi. Si stappa l'ultimate di Saif, vuole prendere controllo del site. Scarica il razzo sotto i piedi al Fajer. In realtà già Solkas l'aveva bucato. Ancora Chronicle l'aspetta. Movimento di Redcar aggressivo. Lo aspetta dall'altro lato. Si incrociano. Ottimo riflesso da parte di Redcar qui. Si affaccia anche Leo. Poi resta in vita soltanto Derk. Grande ingresso ancora una volta succede da parte dei Liquid. Derk contro tutti, qui Derk ha la follia per poter pensare a una giocata del genere. Questa volta però i Liquid lo devono assolutamente assicurare questo round. Lo assicureranno perché sembra che Derk voglia salvare, non vuole provare a giocare intorno alla sua arma. L'unico che veramente non ha crediti, anzi gli unici che veramente non hanno crediti sono Boster e Leo. 100 e 0, anzi 0 e 100, se andiamo proprio in ordine. Derk vuole provare a trovare qualche exit frag, perché dice ok, non ti prendi il round, ma se ti prendo qualche kill, qualche altra arma, schifo non mi fa. Poi giocate anche voi solo con un'arma, perché i vostri crediti non sono un granché. Prova a swingare in questo momento, vede Saif. Bravi qui giocatori dei Liquid a non usare troppo. Ed è che è disciplinato. E adesso 9-7 Liquid che rispondono su mappa Fnatic, ricordiamo. E ci aspettavamo comunque una bella finale, una finale aperta, giocata a volto scoperto da un lato e dall'altro. E qui no, anche Saif, ragazzi. No! Saif fa il cosplay di Yappi. Evidentemente questo deve essere un meme interno. Questo mi manca, tra l'altro. Io tra le mie varie ricerche mi manca questo meme che si passa. Intanto Saif 17-8 per lui. Start non straordinario nella mappa, poi però si riprende bene, occhio perché Alphayer viene spottato e infatti arriva lo shot da parte di Redcar. Mamma mia, che shot da parte di Redcar. Nuovo vantaggio per i Fnatic in un round comunque di lobby. Scusami, nuovo vantaggio di Liquid in un round di lobby per i Fnatic. Che hanno a disposizione l'ultimate di Derk e l'ultimate di Boster. Dall'altro lato, ultimate di Solkas e ultimate di Yampi. Shadow Step per scappare, molto bravo qui. Si ricorda Redgar quello che aveva fatto ieri, un pixel per vedere l'arma e poi uno shot fenomenale. Se l'ha visto infatti anche nei replay. Nightfall per prendersi la zona di A, liberi come non mai Redgar. Tenere il flank, ma Chronicle lo prende prima che possa fare qualsiasi cosa. Ricordiamolo, il Baglia Fnatic non è dei migliori. Leo con una frenzy e tanta voglia di crescere, viene lasciato anche la Spectre, così da poter giocare intorno con armi più forti. Ok, perché c'è la possibilità di fare questo retake. Ok, Naz vuole fare il giro alle spalle. Boster dall'altro lato, Naz però gli ruba il timing. Derk è subito sul site. Si apre la prima molly da parte di Killjoy. Chronicle con le sue molly per guadagnare un po' di tempo su Stairs. Saif vince anche lo scontro su Derk. Resta soltanto Chronicle. Naz dall'altro lato. Grande movimento da parte della Viper dei Liquid. 9-8. I Liquid che riescono a mantenere anche 4 armi. E adesso altro round di bye per i Fnatic, fondamentale questo perché potrebbe significare il comeback dei Liquid e poi eventualmente anche il sorpasso. Soprattutto attenzione anche al timeout chiamato da Mini, avrà visto tante piccole cose che non andavano bene. Naturalmente qui Haunt più paranoia uguale kill sicura. I Fnatic sembrano non essere bravi o comunque riuscire a giocare intorno a questi take rapidi molto forte da parte di Liquid. Sembrano un fiume in piena che prova a esondare, a entrare nel mare senza chiedere permesso. E i Fnatic non sono bravi a chiudere la porta, a sbatterla nel muso a questi Liquid. Fnatic che nel side attacco erano stati molto bravi a giocare intorno a quelle che erano le call, quelle che erano le informazioni che prendevano. I Fnatic non sono tanto bravi nel difendersi, nel mantenere, leggere il site, anzi leggere lo stratbook offensivo da parte di Liquid. Siamo di fronte a una finale
di livello stratosferico, probabilmente i 10 migliori giocatori d'Europa si affrontano. Per me è difficilissimo anche andare a fare una classifica, anche volendo seguire il cuore, perché sono tutti giocatori che amo, dal lato Derk e dall'altro lato c'è Naz, che per me comunque si muovono di pari passo. Poi da un lato c'ho Leo e dall'altro lato c'ho Iampi, e anche loro è difficile dividersi tra questi due cuori. Forse quello per cui provo un pochino meno di trasporto sono Saif Al-Fayer, ma anche loro stanno facendo un torneo pazzesco. E il resto, veramente, dovessi fare stilare una lista dei migliori 10 in Europa, probabilmente sarebbero 9 decimi, ma facciamo 10 decimi, dai, così ci godiamo lo spettacolo alla finale, quelli che stiamo vedendo oggi. Sulcas è già pronta a prendersi un'aggressione showstopper precisa di Derk. La layup, a parte Leo, non si prende l'assist. Il gioco in questi casi è molto cattivo. Questa volta la lockdown è precisa, molto buona. Deve stare molto attento Buster, deve utilizzare le sue stelle nella maniera migliore. Si mette nell'angolino dove può ancora rimanere in attesa. Le stelle aiutano e ora qui si può sparare un po' con il proprio Odin. Non riuscirà a fare fuori Redgar, che rimane però con 69 HP. Ora qui arriva lockdown di Killjoy, dopo la Viper Spit messa da parte di Naz. Saif ringrazia perché trova Derk e con un colpo alla testa può chiudere il giocatore nemico. Non possono più rispondere anche il From the Shadows per ruotare. Al-Fayer molto bravo a trovare l'uccisione. Ora qui rimangono ancora in attesa. Alfa è pronto, il Siesa lo aiuta, il round viene vinto e poi la coltellata che non ti aspetti. Eh sì, nessuno entra perché non si sente ovviamente il rumore del defuse da lì, non se la sento di provare lo swing. Grande giocata da parte dei Fnatic, retake perfetto. Momento Redgar questo, prova a uscire dall'ultimate di Killjoy con la sua ultimate, però Al-Fayer non ci casca mai. Lo aspetta infatti all'altro lato e poi gli stacca la testa. Round retake perfetto qua da parte dei Fnatic, e poi Al-Fayer si concede la coltellata finale. Tra l'altro, fun fact, è l'unico modo che hai effettivamente di colpire qualcuno dall'altro lato senza vederlo, è proprio quello di tirar fuori il coltello. Quindi non c'è disrespect nella giocata di Al-Fayer. 10-8 Fnatic. Grande pausa di Mini che porta il risultato sperato. Adesso però ci sono ancora le armi per i Liquid, quindi round da giocare. Ci sarebbero armi anche eventualmente nel prossimo round. Fnatic, il solito Odin per Buster, la solita aggressione di Derk. E poi dall'altro lato invece molto passivo Al-Fayer e molto passivo anche Chronicle. C'è da dire, ed è interessante vedere come nel 70-80% dei casi nei Fnatic chi gioca l'Odin è quello che gioca da solo. Ora si è vista la rotazione da parte di Chronicle perché si aspettano un take furioso su C, ma normalmente arrivano sempre tardi i giocatori dei Fnatic su C perché sanno che hanno l'arma che può giocare, può spammare per rallentare il take da parte dei giocatori avversari. Saif, Satchel per allontanare Derk, e quindi si prendono gran parte della zona di A. Possono ruotare verso B dove si trova Iampi. Iampi arretra, in questo caso non vuole rischiare di morire. Come detto prima, vuole fare da ancora, vuole far sì che il suo team possa ruotare intorno a lui e qui essere lo spartiacque per i Fnatic. Saif era partito con lo spirito da solo Q player. Dove aver visto Derk subito il Satchel per andarlo a prendere. Lo ferma qualcuno, lo tira dai capelli. Infatti poi non lo usa quel Satchel per andare a caccia dell'uomo. Altro ingresso su C su cui Fnatic lasciano tanto spazio. Tanto Derk dall'altro lato, occhio agli Ampi, che per poco non rischia di portare in vantaggio i Liquid. Adesso costretto a tornare indietro anche lui. Arriva l'ultimate di Fade, prova a bucare in qualche modo Poster per pochissimo. Non trova il body di Solkas che si butta giù e si salva. Poi lo swing di Redgar anche a Fajer dall'altro lato. 4 contro 3 adesso, ancora Iampi a pulire le retropie, ma non c'è nessuno. Ovviamente questo non lo può sapere Derk, si ricongiunge ai compagni. 3 contro 3 sul site adesso. Occhio all'angolo, l'ha preso da Naz. La prima e la seconda, resta solo Al-Fayer contro tutti. Naz con la tripla di fila, 10-9. Liquid che sono ancora all'interno del match. Liquid ci sono e come se ci sono. Allora Mini, è un altro timeout, vero? Sì, ok, perfetto. Sì, sì. Ho avuto paura perché, sai, alcune volte rimane nell'HOD, proprio scritto timeout, dico, è il timeout davvero, giusto? È giusto così. Secondo me questo round i Fnatic l'hanno perso un po' male, non si sono capiti con le posizioni e quindi subito chiama il timeout. Secondo me ha visto Buster che dice, come? Quindi, i giocatori di Fnatic ora sentiranno per altri 60 secondi Mini. È una mappa bella intensa perché, come diciamo prima, Fnatic riescono a giocare molto bene su Lotus, ma devono far sì che queste defense
win rate siano molto alte. Alte, più alte del 2% rispetto a quelle dei Liquid, che bisogna dire stanno giocando un'ottima mappa 1. Stanno giocando molto bene di nuovo qui. Secondo, io rimango dell'idea che Yampi in questi attacchi sia l'eroe che non viene visto, diciamo il miglior attore non protagonista, perché tiene B così perfettamente che i Fnatic non possono fare nient'altro se non fare rotazioni lunghe, e quindi non riescono ad arrivare dritti al sito, e quindi perdono il tempo. Tempo che vuol dire plant e riposizionamento. Adesso si riparte comunque con il bye, sempre per i Fnatic, ultimate per Chronicle. Dicevo di investire tanti Fnatic, nonostante ci sia solo lo Stinger per Boster. Di giocare su B semplicemente per le informazioni, praticamente. E Liquid, molta calma, sempre la giocata di Derke, distrutto il Moonbot. La play insieme a Leo. Da dargli una mano, la combo con la stick, occhio all'uscita, il timing è buono, poi arriva dentro anche il Brawler. Non ci sono danni, buona l'idea da parte dei Fnatic. Ottima anche la risposta dei Liquid, che non si fanno trovare impreparati. E ci riprovano ancora questa battaglia, 3 uomini contro 2. Adesso però ci sono meno utilities per i Fnatic. E ora pronti per togliere la posizione di Rubble. Quindi Saif può andare direttamente sul lungo, possiamo dire. Provano a togliere un po' la posizione. Yampi si dice HP. Derke! Questo vale oro! Poi trova anche il terzo, no, Soulcast, meraviglioso Yampi, però ha battuto. Ora qui sta la posizione di Soulcast, infatti lo mettono al tappeto, rimasto solo Redgar. Cosa che funziona, come sempre per Mini. Boster deve andare a recuperare un'arma, resta soltanto Redgar, che comunque ha soldi a disposizione, quindi potrebbe provare a levare qualche altra arma, potrebbe anche provare a giocare per... piazzare la spike, quel fake dentro la smoke ovviamente, il teleport non c'è. Non si scompone nessuno sul fake di Redcat, però sono tutti quanti in posizione. Concedono ovviamente il plant, anche perché la smoke sta per andare via. Arriva il primo fake col pick da parte di Redcat. Meno uno su Alphayer. Redcat, GL dei Liquid, Poster va a caccia. Lo vedono in tre, il triplo pick arriva adesso da parte dei Fnatic. Ha fatto il massimo, ha tolto un'arma, ha piazzato la spike. Di più non gli si poteva chiedere. Perché ricordiamolo, l'economia dei Fnatic non è delle migliori, quindi devono assolutamente giocare nei migliori dei modi. Booster si va a prendere questa defuse, due orb per il Cosmic Divide. Viper Speed già a disposizione, Leo molto lontano. Diciamo che è molto più facile per Booster arrivare alla sua di ultimate rispetto a Leo stesso. Qui cosa fa Derk? Qui c'è tutto quello che vuoi, possiamo parlare in 3000 modi, negativo fra molte virgolette, nel tentativo di pick 1-2 da parte dei Liquid, ma Derke riesce a a cambiare il mirino nella posizione giusta dove sarebbe arrivato il corpo dell'avversario. Intanto timeout da parte di Emin, ci sta, 11-9, non vuoi far scappare i Fnatic, i Liquid se dovessero vincere rimangono lì e dovrebbe essere probabilmente, non sicuro, probabilmente anche eco per i Fnatic, che vorrebbe dire pareggio. Vediamo cosa deciderà di chiamare ADS 1000, finora fortissimi tutti i timeout di Mini, Fnatic hanno vinto subito dopo. Qui un po' di apprensione anche per Mini, effettivamente importante per i Fnatic riuscire a venire fuori come numeri 1. Liquid dall'altro lato con il desiderio di mostrare tutto quanto il loro valore. Grande scalata per loro all'inizio di questo torneo, adesso assolutamente protagonisti. Naz, Saif, crescita personale pazzesca. Ci sono ancora i soldi ovviamente per Liquid, ci sono i soldi per i Fnatic che sono molto vicini anche all'ultimate di Derke. Derke ha preso una quantità di orbo incredibile questa partita, e probabilmente c'è l'idea di andarne a strappare un altro. Molto vicini anche all'ultimate di Alphayer, che però gioca su C, eccolo qua. Pronti via, subito l'ingresso di Saif. Va a pulire Rubble. Ultimate di Redcar alle spalle dei Fnatic. Attenzione però a Leo che rischia davvero tanto. Arriva l'esplosione di Odin che fa paura a Redgar. È riuscito a chiudere i nemici e ora qui non si può più ruotare in maniera tranquilla e safe. Devono essere molto attenti i giocatori dei Fnatic. Infatti vediamo che continuano a controllare la posizione di Redgar. Hanno paura di tutto questo. Arriva Prowler, anche la Nano Swarm che andrà a colpire Leo. E cadrà
sotto i colpi della Molly di Killjoy. Granata per essere sicuri che non ci sia una seconda posizione. E il primo da parte di Edgar. Rimasti solo Derk e Alfayer. E se qui Derk e Alfayer probabilmente andranno a conservare le loro armi. Infatti lontanissimo Alfayer. E l'ultimate di Redgar è stata fondamentale perché spacca completamente in due la difesa fortissima come su Haven del resto. Non puoi permetterti di tenere posizioni così tanto passive. E quindi Omen quasi sempre riesce a incastrarsi alle tue spalle. E a quel punto non puoi giocare aggressivo da nessuna parte, devi controllarti dietro. Devo dire, grande lavoro di Redgar in apertura. Qui attenzione perché Derk è... vuole fare il furbacchione. Ninja Defuse non succede però. Non succede, tra l'altro. Percentuale di Ninja Defuse su Valorant nelle competizioni internazionali, sia europee in realtà che mondiali, bassissimo. Io onestamente in questi anni non ne ricordo. Non ne ricordo proprio di Ninja Defuse. Posizione da parte di Redgar, meravigliosa per il suo From the Shadows. Qui quando si gira Buster, come dicono gli inglesi, it's too late, troppo tardi. Cioè, da dire che i Liquid hanno giocato un meraviglioso round. Ora Fnatic hanno questo bye. Do or die per i Fnatic, perché se no si va in eco e sarebbero guai seri per il team nero-arancio. Allora, cosa decideranno di fare con quest'ultimate di Derke? Solto un pochettino meno aggressivo sul Rubble, lascia un po' di spazio. Anche i Liquid ragionano un po'. Muro di Naz. Tagliare connector più stairs, però Naz si sposta dall'altro lato. Sotto Naz con le sue line-up. Andrà a pulire con questa line-up. Probabilmente line-up per pulire Trouble Ok. insieme al Prowler. È un bait gigante questo dei Liquid. Line-up da 100 km di Naz. Però che succede all'altro lato? Che non si sposta a nessuno. Tutti quanti fermi, Fnatic. Oster è una statua di ghiaccio. Ha dalla sua il Judge che può fare malissimo. Infatti ora lo vediamo ruotare, tornare indietro. Oster è il poverino che non ha modo di... Posizione molto buona, Stella, che dovrebbe rendere vulnerabile Redgar, quindi occhio al fight fra lui e Chronicle. Buster 1, poi con Alpha, sempre Buster, ancora Leo. Rimasto solo Yampi, 1v3. Vedi il primo! Non sarà, però abbastanza. E qui nella manovra lenta i Fnatic non si fanno spostare da parte dei Liquid. Setup sicuramente molto interessante con Prowler più la smoke più la Molly, però resta in posizione Buster anche perché forse un po' sfortunati perché l'uomo subì per la rotazione era proprio Buster e purtroppo col Judge non è che tu ti possa permettere di girare chissà tanto, devi scommettere quando giochi col Judge perché devi giocare dietro l'angolo, devi giocare dentro una smoke e di conseguenza Buster ha deciso di non spostarsi da lì. I Liquid arrivano sul site con Buster che tiene l'angolo col Judge. Lì è difficilissimo riuscire a passare. Anche perché Leo raddoppia molto, molto bene insieme al compagno. Continua a bucare 12-10 per i Fnatic adesso. E doppio map point su Lotus. Ricordiamo, mappa scelta proprio dai Fnatic. Liquid che però hanno ancora soldi. Ancora tanto da giocare. Occhio a questo primo pick di Naz. Vince lo scontro su Derk. Vantaggio per i Liquid. Vantaggio molto importante anche perché ora qui deve giocare molto più passivo lo stesso Leo. Che vediamo su A, ancora Buster con il Judge, perché non vuole solo infierire, vuole mietere ancora vittime, vuole fare ancora più male il giocatore IGL di questa squadra. Leo, piano piano sta ruotando, Roller lo vede, lo sanno, prova a sparare, fuoco di soppressione, Soul cassa la meglio. Sì, nonostante il muro, viene bucato anche Leo. Doppio vantaggio Liquid adesso. Fnatic potrebbero già decidere di andare a conservare queste armi. Si affaccia Chronicle con il suo Odin. Tutta la rotazione adesso da parte di Liquid. C'è tempo anche perché c'è Redgar pronto a controllare gli angoli. Tutta la rotazione da parte di Liquid e probabilmente dovrebbero chiudere adesso il round. Fnatic in ritardo ovviamente. Non possono neanche permettersi di rischiare di perdere queste armi. Infatti sente tutto quanto Buster. Decide anche lui di uscire. Si conserva l'Odin, si conserva il Phantom, si conserva anche questo Vandal. Undicesimo punticino per i Team Liquid. Occhio.
C'è da dire, però, lato positivo per i Fnatic è il fatto che Alpha qui trova un'arma, buono, perché hai ancora abbastanza crediti per poter comprare. Cioè, Alpha muore, ha comunque crediti grazie poi al, ai crediti che gli vengono donati per la sconfitta, poter andare a comprare un'arma per sé. Saif, non so se ce li ha davvero. Dovrebbe averli, ma dovrebbe andare con l'armatura leggera, probabilmente. E questa è una buona cosa per i Fnatic. Prova a dare un po' di fiducia al team arancio-nero, perché i Liquid stanno iniziando a entrare nella testa dei Fnatic. Soulcast trova anche la Kiss of Buster. Questo è veramente un patatrack. Fa male. Fa male, fa male, fa molto male, anche perché adesso non dovrebbero, non dovrebbe avere il bye in questo momento. Buster che comunque si può permettere di giocare col Judge, e chiaramente nessuno avrebbe niente da ridire con Buster col Judge. Astra ha la possibilità di giocare tante smoke, gioca bene anche attraverso i muri eventuali e le smoke eventuali di Viper. Decide comunque di andare a comprare, no, arriva il Judge, c'è l'ultimate per Astra, c'è l'ultimate per Killjoy, c'è l'ultimate anche per Derke. Setup perfetto per i Fnatic per l'ultimo round. Nuts prova a giocare dentro la bolla proposta da Buster. Senta uscire Yampi nell'angolo stretto, occhio a Buster contro Yampi, mentre c'è l'execution dall'altro lato. Non si sposta Buster con il Judge. Alpha lo sposta adesso, Alpha con la prima su Saif, swing lungo anche la parte di Alpha, adesso torna indietro, molto disciplinato qui Alpha, prende il vantaggio, torna indietro, lascia giocare i compagni, arriva la kill da parte di Leo, adesso anche l'ultimate di Fade, lo swing Nuts. Lungo di Nuts, serve la sua grande giocata per andare a recuperare spazio in questo round, 4 contro 3. Iniziano subito ad utilizzare anche la lockdown. Nuts sferma di plantare la spike, vuole aspettare che tutto vada fino in fondo. Leo vince questo fight importantissimo, rimasti solo Nuts e Redguard. C'è la Viper Speed a disposizione, anche il Nightfall utilizzato era in questo momento. Redguard 1 HP, ora risaliranno fino a quanti ne deve avere e quanti ne aveva prima di questa Nightfall. Alpha non ha più utilities, sembra che i giocatori dei Liquid vogliono puntare su C di nuovo, volevano far ruotare gli avversari. Cosmic Divide, il fight vinto Alpha, rimasto solo Nuts. 1v3, arriva lì Viper Spit, pronta con, la, con il suo shorty a fare molto male. Non vedo l'avversario! Un'esplosione per concludere mappa 1. 13-11 è esattamente il risultato che ci aspettavamo da questa serie. Si combatte fino all'ultimo, vincono i Fnatic in maniera meritata. Nuts non aveva molto da fare sull'ultimate, cerca l'ingaggio Derke con lo shorty. Derke però ha riflessi veramente incredibili. Un giocatore che continua a crescere nonostante tutto. Sembra possibile quando sei in cima al mondo, come puoi continuare a crescere? Derke continua a crescere costantemente e effettivamente ci mostra la sua capacità anche di andare a giocare su agenti diversi. Con Raze non ha fatto la migliore delle sue performance, è chiaro, non è stato esplosivo come quando gioca Jett, però poi sono abbastanza convinto che sia molto presente sulla scoreboard e si è preso tutti i rischi che si doveva prendere, ha preso tutto lo spazio che doveva prendere in tutta questa partita. Prima mappa scelta dai Fnatic e vinta dai Fnatic. Qualche sbavatura c'è stato nella difesa, però sul Lotus siamo consapevoli del fatto che di solito in attacco si faccia molto ma molto meglio. Adesso si va a giocare mappa Liquid. Mappa Liquid che però in realtà secondo me i Fnatic riescono a giocare, anche se a onor del vero anche i Liquid giocano sul Lotus. Per tutte le mappe che vedremo quest'oggi e questa best of 5, secondo me la possibilità di vedere un match equilibrato sia su tutte quante. Vedremo se sarà così, anche perché bisogna dire che i Liquid riescono sempre a farci pensare che ci possa essere una serie. È una cosa che si è vista anche questa mattina, come ho detto, i Pepper X dal 2-0 sotto riescono a fare il versus sweep eccezionale contro i Pepper X, se ho detto il nome giusto, senza dire così. Quindi vediamo, speriamolo anche, perché sarebbe bello per una grand final avere una serie. Quindi noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo. Ascent sta arrivando.